inammissibile che delle persone se la prendano tanto sul personale, che siano tanto permalose e pignole per questioni irrisorie e secondarie. È un qualcosa che credo sia molto diffuso in ambienti familiari, tra amici, tra conoscenti. Arrivare addirittura a litigare, a urlare per diversi minuti, anche per ore, partendo da questioni irrisorie, fossilizzandosi, focalizzandosi su dettagli banali. Magari l'interlocutore non è preciso nel fornire un dettaglio, sbaglia a dire una cosa e si inizia a urlare, a essere pignoli, ad avere la pretesa assurda che tutti siano precisi anche nel dire delle cose banali, a fare riferimenti su questioni irrisorie, non importanti. Questo è un sintomo di grave confusione, a vari livelli, proprio la realtà al contrario del contrario del contrario. Non si urla, non ci si arrabbia, non ci si indigna per questioni davvero importanti e poi si ha il coraggio di arrabbiarsi per delle sciocchezze, per delle banalità. Allora, voi dovete capire che non esiste. Di solito io argomento, cerco di dimostrare razionalmente che certi atteggiamenti sono giusti, che altri sono sbagliati, ma soprattutto che quello che sostengo sia valido. Per un motivo o per un altro, ma su questo tipo di problemi non c'è niente da argomentare. È così e basta. È così e basta. Se volessi proprio argomentare, potrei dire che siccome siamo in una realtà che fa da specchio, chi è pignolo, chi è polemico, inutilmente, non in maniera utile e costruttiva, ma chi crea discussioni inutili solo per non dico il gusto, ma per l'esigenza di dover prevaricare gli altri, per urlare, per scaricare lo stress e la rabbia. Ecco, in realtà gli altri sono la rappresentazione dei suoi difetti. Questo vale per tutti. Mi ci metto anch'io in mezzo. Perché se la realtà è uno specchio per tutti. Che vuol dire? Siamo tutti uno, siamo tutti Dio. Non il Dio cattolico, il Dio biblico, per carità. Siamo un'entità metafisica, trascendente, spirituale, che sta avendo esperienza di sé attraverso infiniti livelli di realtà. Quando noi giudichiamo gli altri ci manifestano, ci mostrano ciò di cui non siamo coscienti di noi stessi o ciò che noi non accettiamo di noi stessi, anche se fosse in minima percentuale. Cioè noi al 90% siamo persone precise, al 10% siamo imprecisi, disordinati, anche all'1% la realtà ci mostra delle persone, degli atteggiamenti di imprecisione che ci fanno arrabbiare perché noi non l'accettiamo in noi stessi, perché evidentemente a livello simbolico, metafisico e psichico, per noi l'ordine rappresenta un certo tipo di ideale e non l'essere precisi, non l'essere sempre come gli altri pretendono che dovremmo essere, per noi può essere un problema. E quindi noi ce la prendiamo non per tanto per gli altri, ma perché gli altri ci manifestano un qualcosa che noi dentro non accettiamo di noi stessi, anche se fosse in minima parte. Come io me la prendo quando i troll fanno i cretini, oppure quando delle persone accusano, contestano quello che dico senza argomentare. Perché evidentemente c'è una parte di me che all'1%, allo 0,00001%, avrebbe questa stessa tendenza se la lasciassi libera. E quindi non c'entra quanto sia la quantità in percentuale, ammesso che si possa poi quantificare. C'entra che ci sta, perché tutti siamo tutto in proporzioni diverse, quindi tutti abbiamo tutto in proporzioni diverse.
Tutti abbiamo il bene, la capacità di essere buoni, di essere cattivi, di essere giusti o ingiusti, a seconda delle circostanze e dei momenti. Ed è tutta una questione poi energetica, perché l'energia, l'anima, lo spirito, la coscienza sono poi alla fine un tutt'uno. E questo per dire, datevi una svegliata, non è possibile che fate delle polemiche, cioè chi fa delle polemiche poi su questioni sempre irrisorie, sempre secondarie, evidentemente non ha niente di meglio da fare a un certo punto, perché se, invece di risparmiare le energie per fare cose costruttive, si tende poi a sprecarle inutilmente dando fastidio anche agli altri. Questo è intollerabile, questo è inaccettabile. Bisogna essere lucidi e capire che se è il lavoro, se sono altre circostanze che creano stress, bisogna avere il coraggio, la forza di affrontare direttamente la causa del malessere e non di scaricare, se il motivo fosse questo, scaricare la rabbia su altri. Per me è intollerabile, per me è una cosa viscida e meschina. Qualche volta è capitato anche a me di prendermela leggermente con persone che non c'entravano direttamente con la rabbia e il nervosismo che potevo avere in un certo momento, e mi sono arrabbiato con me stesso. Ho chiesto scusa, anche se per fortuna non me la sono mai presa tanto in certe circostanze, però trovo che sia vigliacco e viscido scaricare la rabbia e lo stress su chi non c'entra nulla. È una cosa che, oltre che viscida e dannosa, perpetra l'ingiustizia. Perché si crea una catena dove il datore di lavoro, o comunque chi ha un certo potere sociale o di altro tipo nei confronti di altre persone, le fanno arrabbiare e stressare. Queste persone, per un motivo o un altro, non riescono a opporsi direttamente alla rabbia, allo stress causato da queste persone. Allora che fanno? Invece di usare quella rabbia costruttivamente per rafforzarsi, per trovare il modo di ribellarsi o comunque di far valere le loro ragioni, scaricano questa rabbia su altri e quindi creano ancora più frustrazione nella società e nel mondo, perché invece di risolverla, la scaricano ingiustamente su degli innocenti, su altre persone, che potrebbero poi assorbire questo tipo di meccanismo e farne parte. È un'assurdità, questa catena va spezzata, va rotta, ci vuole l'energia, la coscienza di una persona autentica, di una persona sveglia, non di una persona vigliacca e codarda che invece di affrontare direttamente il problema lo sfoga in questo modo. Se, ammesso che, lo ripeto, il polemicizzare su tutto nasca da uno stress generale dovuto al lavoro o altre situazioni. Se invece è proprio di natura che una persona è polemica così perché è pignola, allora non si limita a polemicizzare in maniera garbata o a puntualizzare, a essere pignola in modo accettabile, ma inizia a urlare, a prevaricare, allora a quel punto forse qualche calcio in culo non fa male. Sempre in maniera bonaria lo dico, cioè non è che bisogna massacrare di botte le persone che quasi per gusto vogliono polemicizzare, però sarebbe giusto e utile metterle un po' in riga. Perché sono persone, in questo caso, che si credono superiori ingiustificatamente rispetto agli altri. Anche perché, tra l'altro, tra parentesi, se davvero si ritenessero superiori, non potrebbero mai prendersela in maniera eccessiva per questioni irrisorie e banali. E comunque, attenzione, concludo il video, una persona che davvero è superiore alle altre ha il dovere di essere gentile e rispettosa verso gli altri. Perché l'intelligenza, l'essere superiori in generale come persona, come moralità, come tutto, ammesso che si possa in assoluto parlare di superiore o inferiore a questi livelli, comporta una responsabilità. Cioè di essere educatori, di essere responsabili anche degli altri e cercare semmai di aiutarli a essere migliori. Ma certamente
L'approfittarsene della propria presunta superiorità per prevaricare gli altri è un atto non solo vile e immorale, ma anche che denota invece inferiorità da un certo punto di vista. È come chi, ecco per il discorso degli animali, crede che gli animali non abbiano valore solo perché non sarebbero intelligenti quanto l'uomo. Ma che discorso strumentalistico è questo, cioè dove la vita degli altri ha valore solo perché viene concepita il rapporto, diciamo, ai mezzi e non ai fini, cioè l'umanità, dal punto di vista della persona prepotente e arrogante, viene percepita solo come fine, non come, cioè come mezzo e non come fine per ottenere delle cose, così come anche gli animali. Vengono reputati inutili perché non servono, a parte che, tranne per essere mangiati, non sono direttamente utili per svolgere varie mansioni e per aiutare l'essere umano. O almeno così si pensa scioccamente. Perché se invece andiamo a vedere anche solo la storia dell'umanità, gli animali sono stati un grande aiuto per gli esseri umani. Quindi non rispettare gli animali perché si crede che siano inferiori come intelligenza, che non provino sentimenti come noi, è una sciocchezza colossale. E comunque è vergognoso che un essere superiore, invece che avere cura degli esseri che reputa inferiori, li tratti male. Questo è un atteggiamento di prevaricazione assurdo. Proprio perché uno è superiore, dovrebbe essere gentile, garbato, dovrebbe avere cura degli altri ad aiutarli, non essere prevaricatore. Ma che razza di mentalità assurda è questa? Quindi, come questo discorso vale per gli animali, vale anche per le persone. Se una persona si reputa superiore, ha il dovere morale e di tutti i tipi di essere disponibile, non di essere un prevaricatore. Spero che queste parole, in qualche modo, scuotano un po', almeno un minimo, le coscienze di chi ragiona. E al di là di tutto ho espresso anche un tipo di messaggio metafisico non direttamente verbale in quello che ho detto, quindi sono sicuro che in qualche modo qualcosa di buono uscirà fuori.